Io mi chiedo se il nostro Archimede della pizza non sta già pensando alla fase successiva, ovvero la quadratura del cerchio. No, se devo essere onesto, nell'istante in cui ho toccato il fondo l'ho sfondato, perché il pizzino realmente nasce da un'evoluzione interiore, esatto, perché se posso fare una piccola prefazione, da sempre esistevano due strade per cuocere la pizza. La cottura classica napoletana, quella che permette alla pasta di diventare croccante e friabile, e la cottura nei tegamini o nelle teglie, che permette la caratteristica di morbidezza e sofficità. Ma da sempre queste due strade erano distanti l'una dall'altra, anche perché per realizzarle c'è bisogno di una temperatura diversa del forno, quindi uno o ha a disposizione due forni, o sennò diventa difficile, perché tra una fornata e l'altra ho bisogno di alzare. Esatto. Ma tutto questo è nato perché probabilmente io ho avuto la fortuna di nascere ad Alessandria. I miei genitori sono di Tramonti, della costiera amalfitana, che è il paese famoso per aver creato un numero incredibile di ambasciatori della pizza, che comunque siano aperte pizzerie sparse un po' in Italia e nel mondo. E siamo cultori della tecnica classica napoletana. Ma quando la mia famiglia si sono insediati nell'Alessandrino, ad Alessandria, sulla scia della Liguria, e quindi sulla scia della cottura della farinata all'interno di teglie di rame, conoscevano il prodotto pizza come un qualcosa cotto nel padellino o nel tegamino. Quindi quando siamo arrivati noi con la nostra scuola abbiamo fatto una fatica incredibile, perché noi provavamo croccante e friabile, ma loro da sempre erano morbide e soffici. E non ti nascondo che questa cosa, sin da quando ero bambino, mi creava un fastidio incredibile, perché io mi sentivo figlio di pizzaioli, la vera pizza la facevamo noi, e vedere i miei concittadini con questo oggetto in mano defraudato del tuo retaggio culturale, esatto, mi hanno, però è stato uno strumento di cui ho sempre avuto molto rispetto. Infatti a un certo punto anni fa presi una decisione, quando decisi di aprire la mia pizzeria da sport, avevo 22 anni ed avevo appena perso mio padre, perché la realizzazione di questo brevetto nasce anche poi dal fatto di aver perso mio padre, ma è un argomento che vorrei toccare dopo. Ti spiegavo quindi che da sempre queste tecniche erano distanti, erano lontane, quindi chiunque doveva fare una decisione ad Alessandria, o tegamino o cottura classica. Fino a quando poi il 22 luglio del 2010, ma veramente dopo un momento difficile dove da credente avevo perso la fede, era un momento in cui non trovavo i risultati, pur essendomi comportato in maniera onesta, dignitosa, i sacrifici, i valori, però c'era qualcosa che non andava. E mi ricordo che quel 22 luglio mi alzai con la voglia di andare a piangere in aperta campagna, perché avevo bisogno di sfogarmi, e non nascondo che imprecai anche nei confronti della vita. E lì a un certo punto mi svuotai, piansi per un'ora, ma è come se mi liberai di tutto quello che avevo accumulato in 20 anni da quando mio padre era mancato. A un certo punto, come nella scena dei film, quando vedi il vento che soffia nel grano, le farfalle, ho vissuto un momento di estasi, e in quel momento ho visto proprio passare questo gesto nei miei pensieri. Quando mi è apparso sono rimasto bloccato, pietrificato, perché ho capito subito che era un tegamino segato. Da lì mi sono girato e ho cominciato a correre verso casa, perché sapevo che avevo una busta in garage nascosta da qualche parte, dovevo sfondare questo tegamino. Trovo il tegamino e la voglia di provarlo era così forte che l'ho tagliato con due strumenti veramente incredibili, inventandomi anche una tecnica per realizzarlo. Ma a un certo punto mi sono ritrovato in mano questo oggetto ed è stata una gioia incredibile. In quel momento tutta la teoria che sviluppavo era incredibile, mi aveva mandato quasi in overdose di nozioni. Avevo bisogno di sperimentarlo perché avevo dei dubbi. I dubbi erano come riuscire a infornarlo, come riuscire poi a girarlo nel forno, che cosa sarebbe successo. Morale della favola, a un certo punto provo, appoggio la corona sul banco delle pizze, stendo la pasta nella prima fase adolescenziale, quella che sono capace a fare tutti anche a casa, e infilo la pasta praticamente all'interno di questo cerchio. Pomodoro, mozzarella. Era il momento di informarmi. Prendo la palla in mano, trovo il coraggio, vado secco, deciso, come se fosse per infornare una classica napoletana, e a un certo punto mi rendo conto che il disco con la pasta dentro sale sulla palla con una facilità così disarmante che a quel punto mi sono detto: ma qui tutti possono farlo allora. Quando ho scaricato poi l'impasto con questa corona attorno nel forno, dopo un minuto sono scoppiato in lacrime, perché mi sono accorto che fisicamente la cottura che stavo osservando
non ne avevo né mai sentito parlare e non si era mai vista. Nella notte dormire era impossibile, avevo paura addirittura che chi mi avesse visto poteva parlarne. Infatti il mattino dopo sono corso alla Camera di Commercio e ho fatto tutta l'altra fila per brevettarlo, e oggi c'è l'onore e la gioia di avere un brevetto internazionale. E questo è la gratificazione di 20 anni di sacrifici, perché alla fine questo oggetto nasce da una sfida con me stesso, nel senso che sì, questo è l'originale che ho tagliato a mano il 22 luglio del 2010. Vedi, si vedono ancora, no, praticamente mi sono limato con una lima la sponda, e poi una volta che ho infilato la possibilità di infilare una lametta ho fatto il giro mettendoci 1 ora e mezza. Ma tutto questo nasce da una sfida che io ho lanciato a me stesso, perché ho perso mio padre a 19 anni ed ero il primo di 3 fratelli. Mia madre era giovane, aveva 40 anni e il piccolo aveva 3 anni. E un po' le signorine, un po' la mia non voglia di studiare, non ero riuscito a dare la soddisfazione a mio padre di vedermi diplomato geometra. Quindi nell'istante in cui praticamente l'ho visto... La geometria nella tua... Esatto, cioè il cerchio si è chiuso. Infatti praticamente il vederlo andar via tra le mie braccia ha fatto scattare quella notte in me la voglia di dare un senso alla mia vita, e lì chiesi proprio alla vita di avere la possibilità un giorno di potermi sentire all'altezza di quella persona che è stato mio padre. E dopo 20 anni di sacrifici, di impegno e di tanto lavoro, essere giunto sino a qui a Identità Golose mi permette di poter guardare la vita con una proiezione diversa. E qual è il cibo, piatto, l'alimento comunque che preferivi da bambino? La pizza. Io sono nato in una pizzeria, ho delle fotografie dove praticamente ho iniziato a camminare e mi appoggiavano contro il muro del forno e io muovevo i primi passi. Mi tenevano in un boxer in cucina, cosa che oggi sarebbe illegale, ma all'epoca la mia famiglia comunque sì era povera e non avevano mezzi, soprattutto all'inizio, era il 1973, e io crescevo in un boxer in cucina o all'interno di un locale, quindi per me il locale rappresenta un po' la casa. Non riesco a capire più la differenza tra casa e locale pubblico, perché è un qualcosa che ha sempre fatto parte della mia vita. Poi tra altre cose c'è anche una dedica bellissima che avevo fatto a mio padre, che se poi magari te la faccio leggere dopo. Se posso prenderla? Certamente, assolutamente. Allora, piacere. Certamente ci metti più pathos che me. Visto che ormai siamo qui, vorrei cogliere l'occasione per leggere la dedica che ho fatto in onore a mio padre dopo aver ottenuto il brevetto. Il mio amore per la pizza nasce con la mia stessa vita. Lei mi ha svezzato e cresciuto. Spinto da questo fuoco ardente, sognavo da grande una storia d'amore struggente. E solo quando mi sono arreso ed abbandonato, ho capito che quest'amore per essere vissuto andava coronato. È così che è nato il pizzino, incoronando il mio amore per la pizza. A Vincenzo, padre dei miei fratelli, e a te mamma, Giuseppe Giordano. Qualunque commento sarebbe superfluo, penso. Questo sono io e mi sono divertito a fare pubblicità... tutte le mie idee per... Grazie mille, è stato un piacere. Davvero, piacere mio, tantissimo, davvero, grazie mille. Questa me la lascio, dai.